Allora, mettiamo fine a questa discussione che... Io vorrei la parola però, ho chiesto la parola, Presidente. Sì, mi scusi consigliere Stecco, non avevo visto la chat. Prego, consigliere Stecco. Io dico questo da come rappresentante del gruppo consigliare, in questo momento come consigliere comunale, che secondo me l'assessore Michelini ha sbagliato nel suo intervento e ritengo che fossero sufficienti le sue scuse iniziali, che erano doverose, e che per il resto si debba andare avanti e tagliare questa discussione col fatto che sia stato un errore di nuovo da parte dell'assessore Michelini e che sia necessario ora procedere avanti quei lavori. Quindi da parte del gruppo di consigliere Lega, rappresentato oggi come da capogruppo, dice capogruppo Romano Lavarino, io sono in questo momento voglio esprimermi come consigliere comunale e dire che secondo me non è stato fatto una cosa corretta, non sono state dette delle cose corrette e che quindi questa discussione è sbagliata, nel senso che è sbagliato quello che è stato detto all'inizio. Per cortesia, anche nei confronti della cittadinanza, dell'emergenza, di tutto quello che si deve fare, anche come rappresentanti, sia chi è in giunta, sia i consiglieri comunali, chiedo per cortesia di poter andare avanti nei lavori di consiglio comunale, fermo restando che stigmatizzo il comportamento dell'assessore Michelini. Grazie. Molto brevemente, anche perché credo che sia veramente svilente per tutti noi stare qui a parlare di questa vicenda dopo aver parlato di cose ben più serie, dell'emergenza coronavirus. Comunque sento di dover dire ancora un paio di cose. Intanto invito tutti ad andare a risentire il mio precedente intervento. Ho chiesto scusa 3 volte, ho ammesso chiaramente di aver sbagliato. Ho semplicemente detto che la mia è stata una reazione sbagliata ad un comportamento che a mio avviso è più grave della reazione stessa e rivendico il diritto di poterlo affermare con tutta tranquillità.